Antonio Maria Rinaldi, come vi dicevo prima, abbiamo per fortuna la possibilità tutti i giovedì di mantenere in vita questa conversazione. Intanto buongiorno Antonio, grazie per essere con noi. Guarda, sono io che ringrazio te, che mi dai questa fantastica opportunità di poterci sentire e fare sempre delle belle chiacchierate con te e con gli amici che ci ascoltano. Innanzitutto auguri per questo 2024, che stiamo zitti, non diciamo niente, perché tutti gli anni diciamo ne abbiamo bisogno. Succedendo i fatti. Allora stiamo zitti e vediamo quello che succede, va bene? Iniziamo ecco, giusto, così, sono d'accordo sulla linea pragmatica, diciamo così, la prova dei fatti. O c'è qualche iettatore in giro che fa gli auguri e non lo sappiamo, allora evitiamo di farli a testa bassa e speriamo, e stiamo zitti e vediamo che succede. Mentre nel frattempo l'ANSA apre la sua prima pagina, interesse dell'Italia per promuovere lo sblocco, l'accelerazione e la progettazione di opere pubbliche ferme da anni, dice Matteo Salvini a proposito del caso Verdini. Essere coinvolto a sproposito in vicende di cui so nulla non è più tollerabile. Da oggi cominciano a partire querele da parte mia e della mia compagna Francesca Verdini, come me coinvolta senza motivo in diversi articoli, con l'impegno a devolvere in beneficenza tutto quello che i calunniatori dovranno risarcire. Permettimi un'aggiunta, Antonio, perché oggi sul Fatto Quotidiano, sto citando praticamente la Procura, c'è un'intercettazione che mette in luce come al limite Tommaso Verdini spendesse il nome di Salvini all'insaputa di Salvini per farsi gli affari suoi e per fottere i leghisti, lo dice lui nelle nomine, così facendo finta di essere amici di Salvini ci mettiamo quelli che vogliamo noi. Ora va tutto preso col beneficio di inventario, perché al telefono si possono dire tantissime cose, però insomma perfino dal Fatto viene fuori una sfumatura di questo tipo, e mi pare di poter dire che giustamente Salvini si è un po' incazzato da sto punto, no? Detta in maniera un po' volgare. Ha ragione. Allora, io sono un garantista, ma a livello proprio ai massimi livelli. Pensate che, vi ricordate quando ci fu il fatto dei genitori di Matteo Renzi, no? Era in una delle tante trasmissioni di Mediaset, io ho preso le difese, ho detto guardate, c'è la magistratura, non mettiamo sulla croce qualcuno all'inizio, perché poi magari succede che viene prosciolto e questa persona è stata crocifissa inutilmente. Io sono un garantista, c'è la magistratura, sicuramente le strade sono lunghissime, perché sappiamo la magistratura purtroppo per problemi anche tecnici è molto lunga, però alla fine poi dopo di questo tunnel lunghissimo, va bene, alla fine poi dopo esce fuori la verità, e nel caso specifico dei genitori di Renzi sono poi stati tutti quanti prosciolti. Mi ricordo che qualche settimana dopo incrociai Renzi sempre in una trasmissione, io uscivo e lui entrava, venne verso di me e ha detto guarda ti ringrazio, ho gradito moltissimo perché sei stato, cioè mi ha fatto molto piacere che in mezzo a sciacalli, contro sciacalli e per motivazione di carattere squisitamente politica attaccavano i miei genitori per attaccare me, tu l'hai detto chiaro, ho detto guarda lo vedi, lui fa parte di una compagine politica avversaria, però ha avuto la correttezza di dire le cose, quindi ti ringrazio, ti devo un caffè, il caffè ancora non ce lo siamo preso, però mi ha fatto piacere questo riconoscimento, e così vale per tutti, ma ci mancherebbe. Nel caso specifico di Matteo Salvini, chiaramente il fatto che la sua compagna e la sorella e nonché figlia di Verdini eccetera, dato modo specialmente ad alcuna stampa di come si dice sciuparci sopra. È chiaro, chiarissimo, questo ragazzo Tommaso, non so quanti anni abbia, ma si vede dal viso che è giovane, molto probabilmente avrà peccato, come hai detto te giustamente, di millantato credito, come si dice, come si può dire, sì. Ecco, si è vantato, ah io qui, là, non ti preoccupare, conosco qui, conosco là. È una cosa purtroppo che noi italiani soffriamo, no? Quante volte dici non ti preoccupare, ci penso io, cioè, poi non conosce nessuno, non fa niente, tanto si è vantato, e cioè è un calcio. Io pure mi vanto sempre di stare ore e ore su Radio Libertà, poi invece ci sto soltanto il giovedì dalle 9:30 alle 10:30. Però quando mi capita, dice guarda, io tutti i giorni mi lanto, perché magari mi piacerebbe, ecco. Però poi nella pratica ci sono. Allora, il fatto, fra l'altro è anche credibile la cosa, perché essendo il fratello della compagna, dice capirai, quello è di casa,
quando lo vede, eccetera. Molto probabilmente è più probabile, proprio per quel ruolo, che un componente vicino, come il fratello della compagna, gli vada a dire qualche cosa rispetto a uno che magari l'ha visto due volte, magari quello che ha visto due volte gli chiede di più, proprio per questo ruolo. Ma queste sono congetture, io sono sempre garantista per tutti, anche se in questo momento ci fosse, a fronte della Schlein o di qualcun altro, qualsiasi tipo di diciamo provvedimento o di indagine, eccetera, io sarei esattamente, mi comporterei nello stesso modo. Diciamo, Antonio, che per il momento il profilo dei protagonisti si presta molto a mestare l'acqua nel mortaio, no? Perché c'è il chiacchierone Pileri, c'è questo qui che si vanta di essere il cognato di Salvini, quell'altro che è il figlio di che nel contempo è il figlio di Verdini, quindi è tutta una garanzia qua. Poi cosa ci sia di sostanza penale è tutto un altro discorso. Certo, tante volte se noi facciamo mente locale, no? E analizziamo a posteriori le nostre telefonate, ma nei confronti di chiunque, anche nei confronti, non so, della moglie, della fidanzata, della madre, del padre, di un amico, di un collega di lavoro, se uno analizza dopo, possono esserci anche mille, si dicono anche delle cose sue, dice ma l'ho detto io questa cosa, in quale contesto c'è? Quindi per carità ci devono essere i fatti, c'è una magistratura, ci però sono mi sembra Antonio, né io né te abbiamo maniera... il physique de rôle di questi protagonisti qua, cioè tutto il contorno che gli ruota intorno che rende così dire suggestive queste chiacchierate, le nostre sono molto meno suggestive, diciamolo. Sicuramente, molto meno suggestive. Cioè se io e te chiacchieriamo nessuno dice ma questi vogliono dare l'appalto all'amico. No? E poi c'è di mezzo una società di consulenze, la parola consulenze ormai è sinonimo di tangenti da 30 anni praticamente. Come quello che tornando a casa chiama la moglie, cioè, guarda butta gli spaghetti, oh mi raccomando non gli scotti come l'altra volta, se no te meno. Ah, lo vedi, l'ha minacciata, la vuole menare, violenza, no, ma è un modo di dire. E quindi specialmente in alcune regioni italiane ci sono delle espressioni tipiche che non vogliono dire alla lettera, ma è un modo di dire, fra l'altro. Quindi se noi andiamo a analizzare... Ecco, diciamo che al netto di tutto la parola consulenze non si può sentire, come direbbero dalle tue parti, Antonio, no? Perché legata alla politica e legata agli appalti, questa parola proprio non si può sentire. Puzza, la parola consulenza puzza, diciamo la verità, puzza. Ti dico la verità che la consulenza molte volte viene utilizzata, diciamolo chiaramente, per due motivi essenzialmente. Viene utilizzata per dare l'argent de poche, come si dice in Francia, per dare un emolumento, una mancia, per uliare, diciamole tutte, una certa cosa, oppure ancora peggio, per poter giustificare esternamente un comportamento societario che non si vuole certificare all'interno. Dice guarda, me l'hanno detto dei consulenti che questa operazione la devo fare, ma l'hanno detto loro, ma è pilotata, non so se ho reso l'idea. Dice guarda, c'è una consulenza esterna per l'acquisizione, per fare questa fusione e mi dicono esattamente quello che voglio che mi venga detto, in maniera tale che uno anche di fronte agli azionisti ci sono delle consulenze esterne, ma sono delle consulenze diciamo così pilotate molte volte. Altre volte no, per carità, ma molte volte sono abbastanza diciamo così farloppe, ecco, quindi le consulenze hanno vedremo diciamo se diradato il fumo c'è dell'arrosto oppure no, dai mettiamola così. E poi ti dico anche la verità, avendo sempre avuto diciamo avendo sempre lavorato in società operative eccetera, il fatto di chiedere delle consulenze esterne molte volte è anche una frustrazione all'interno del management della società. Perché? Perché molte volte ci sono le risorse interne per poter fare queste per giungere a questi obiettivi e si chiede all'esterno, come dice, ma noi non siamo in grado. No, non è che non siamo in grado, perché la finalità è diversa, perché se lo dice una struttura interna è un conto, ma se me lo dice dall'esterno io sono giustificato e non devo dar conto a nessuno. Dice, io ho il pezzo di carta che mi giustifica. Lo dico perché provenendo anche da grandi società dove magari c'erano gli uffici legali, uffici tecnici di una certa rilevanza, il fatto che ci si rivolgesse all'esterno
mi ricordo degli enormi sensi di frustrazione a chi li poteva fare perfettamente ed era pagato per questo all'interno certo, della società. Immagino, no? Tu poi stai parlando di gruppi come l'ENI o cose esatto, di questo tipo, quindi diciamo al massimo esatto, livello. Tra l'altro, proprio se vogliamo aprire una parentesi, io mi sono domandato sempre come ha fatto a spuntare una figura come l'avvocato Piero Amara, quello della Loggia Ungheria, all'interno dell'ENI, che ho sempre reputato essere una società di primissimo livello, ovviamente, non lo sanno tutti. Senti, adesso vi faccio ridere. A Roma c'è un detto molto carino per identificare queste cose. Quando uno non vuole rispondere, dice: non fa domande se non vuoi sentire bugie, si dice. No. Allora, non mi fa domande bella. Se non vuoi sentire bugie, quindi non me la fare la domanda, perché sennò ti dico una benissimo, bugia. Benissimo, siamo a posto così. Adesso mi sa tanto che non solo a Roma, ma sarà detto in tutta Italia questa cosa, credo adesso. No, perché il discorso sulle consulenze era molto interessante quello che stavi facendo. Mi ha richiamato quella figura lì, però mi adeguo, cioè, ho capito benissimo non lo voglio neanche sapere. Questo detto mi piace moltissimo, devo dirti la verità. Non è di mia competenza, non lo voglio sapere, io ero solo un tecnico. Siccome non voglio sentire bugie, io non ti faccio neanche la domanda, punto e basta. Ma non me la fare, se non vuoi sentire bugie, come già ti anticipo, capito? Quindi, va bene. Perfetto. Viene anche da osservare, proprio per chiudere il discorso, che se uno vuole fare una consulenza seria non va alla Inver, secondo me, va da qualche altra parte. Però questa è una mia impressione parziale. Non conosco nessuno domande, di questi, ma a occhio croce non vado domande. Da uno come Pileri, per quello che ne ho desunto dalle sue chiacchierate. Però non mi far domande se vuoi sentire bugie. Appunto. Vedi, quindi, come calza bene, come calza. I detti popolari sono sempre eccezionali. Sono fantastici, hai ragione. Dicono la verità. Ascolta, allora invece vorrei andare direttamente su altre questioni con te, perché c'è una questione di struttura che riguarda anche... E oggi c'è una bella intervista, non so se l'hai già letta, all'ex ministro Tremonti sulla questione della Bolkestein, no? Quindi gli ambulanti, i balneari, le concessioni e le licenze. Cioè Tremonti fa un'osservazione secondo me molto stimolante per inquadrare il dibattito in una maniera efficace. Dice: io ho conosciuto molto bene Fritz Bolkestein, no? E la direttiva Bolkestein nasceva all'inizio come un'idea di libertà di mercato su scala europea, non dentro i singoli paesi, no? Quindi movimenti di capitali da una nazione all'altra, non all'interno dei confini nazionali. Bolkestein si occupava di grandi movimenti, no? E quella idea è poi stata deviata dalla burocrazia in un delirio di regole. In altre parole, potremmo farci questa domanda, dice Tremonti: esiste oggi una domanda europea per 100 metri di spiaggia in Calabria o per il mercato delle Caldarroste a Roma o per i mercatini degli ambulanti dalla Baviera alla Lombardia? Cioè, Tremonti dice: questa qui è una cosa fuori dal tempo, è una direttiva superata dalla storia, ma soprattutto è stato un caso di liberismo esasperato e di delirio delle regole, perché casomai la direttiva Bolkestein valeva sul mercato europeo nel suo complesso. Non è certo che devi chiedere al Caldarrostaro o all'ambulante lombardo di mettere a gara la sua concessione su scala europea. A chi vuoi mai che interessi 100 metri di spiaggia appunto in Calabria o il mercatino ambulante in Lombardia? Cioè arriva l'ambulante bavarese a far concorrenza all'ambulante lombardo? Mi sembra un'osservazione molto sensata, no? Però dà anche l'idea di come le regole europee siano state proprio travolte dalla burocrazia, cioè questa ansia regolatoria di fare regole, norme burocratiche, alla fine distrugge anche le idee migliori o discutibili che siano, perché magari la direttiva Bolkestein anche su scala europea poteva essere discussa, però un conto è dire facciamo concorrenza e apriamo il mercato a livello europeo, un conto è dire al Caldarrostaro adesso arriva il bavarese al posto tuo, è una scemenza, non accadrà mai, è stupido, no? Ma guarda, premesso che il nostro Giulio Tremonti ha perfettamente ragione, ho letto l'intervista e ha centrato esattamente il problema, fatta questa premessa, lo stesso Bolkestein successivamente si è pentito, perché anche lui ha riconosciuto quello che ha detto Tremonti. Quindi lo stesso ideatore, i cui presupposti erano diversi, poi nella pratica è stato un disastro, specialmente per alcune nazioni come l'Italia. Il problema è sempre lo stesso, l'Unione Europea vuole regolamentare quasi in maniera ossessiva, non tenendo conto delle realtà locali. Ecco, qui questo avviene, d'altronde mettere sullo stesso piano paesi come l'Austria e come l'Italia, nella fattispecie per i balneari, insomma va da sé che c'è qualche cosa che non gira.
Poi ve ne dico un'altra, la colpa è anche nostra comunque, perché quando ci fu la discussione dal Bolkestein nella successiva approvazione, ma noi che cosa stavamo facendo? Dove stavamo? Va bene, stavamo guardando i tramonti? No, no tramonti, i tramonti, perché lì era il caso di intervenire e fare distinguo, così come fecero, attenzione, sia la Spagna che il Portogallo, molto più attenti di noi. Noi siamo sempre stati distratti. Allora poi dopo, quando viene diciamo regolamentata e ce lo sa bene dei paesi membri, dopo l'Unione Europea e gli altri paesi dicono: scusate, ma perché non l'avete detto prima? Adesso ve ne accorgete, lo dovevate dire prima di questo problema. Avete detto anche voi di sì, allora, capisci? Cioè noi ci troviamo anche in una posizione di disagio, come dire, ma dormivate e non l'avete capita? Chi avete mandato a rappresentarvi? Degli imbecilli, ecco, che non hanno fatto gli interessi, hanno detto solo sì? Ecco, perché gli altri hanno posto delle eccezioni e le hanno ottenute. Anche noi avevamo pienamente la possibilità di poter ottenere diciamo delle esenzioni specifiche riguardo alla nostra fattispecie stiamo parlando di balneari oppure degli ambulanti. Potevamo benissimo tirare sul ditino per dire: guardate, da noi c'è questo problema, noi cerchiamo di risolverlo, come hanno risolto sia gli spagnoli che i portoghesi. Addirittura so che addirittura i portoghesi le licenze durano fino a 99 anni, cioè lo hanno detto prima. No, ma poi giustamente Antonio, un conto è dire apriamo per licenze che riguardano grosse attività a livello europeo, ma certo, diciamo per piccole concessioni piccolissime, che senso ha questa cosa? È assurda. Certo, c'è il Caldarossaro che fa stagionale, fra l'altro, che vende le Caldarossa. Il periodo diciamo invernale non può essere paragonato alla licenza della multinazionale. Ecco, questo è chiaro, ma stava a noi dire: guardate che noi siamo pieni di concessionari, ad esempio balneari, di licenze di ambulanti, eccetera. Dobbiamo fare un qualche cosa ad hoc che tenga conto di questo. Mentre invece, come al solito, voglio dire, può concorrere magari per gestire la telefonia un operatore straniero, ma per gestire la Caldarrosta non ha senso. È poco diverso. E questo è il problema. Guardate che è tutto così in Europa. Allora, o siamo però a questo punto, Antonio, fammi introdurre un'altra dimensione della questione. Perché Mattarella dice che il governo si deve adeguare a questa follia, a questa cosa assurda? No, Mattarella dal punto di vista prettamente diciamo tecnico dice ci dobbiamo adeguare perché abbiamo firmato questo, cioè Mattarella ha un ruolo istituzionale, attenzione, al Presidente della Repubblica, quindi lui deve richiamare e dire: guardate che abbiamo firmato, dobbiamo sottostare qui, perché non entra nel merito. Ah sì, magari è il primo che dice è sbagliata, però l'abbiamo firmata, al suo tempo non dovevamo farlo, al suo tempo dovevamo fare. Quindi pacta sunt servanda. È bravissimo. E allora che cosa succede? Succede che, come al solito, ma non è l'unica cosa, io me ne accorgo, che purtroppo in passato noi abbiamo detto sempre di sì, non abbiamo mai avuto la capacità di imporre e di imporre i nostri interessi nella fattispecie delle regolamentazioni, e ci siamo ritrovati passivi poi successivamente a dover ottemperare. Quindi Mattarella dice: guardate che abbiamo firmato questo, lo dobbiamo fare. Non è che dice no, è giusta, lui è un garante, diciamo, è un garante. Guardate, io sono sempre molto critico, cioè, però sono obiettivo. In questo caso Mattarella non ha fatto altro che dire: guardate, c'è una regolamentazione europea che noi abbiamo acquisito e la dobbiamo rispettare. Il fatto che sia sbagliatissima, questo è un altro discorso, ma l'abbiamo sottoscritta. E quindi a questo punto come se ne esce? A suo tempo ci dobbiamo incavolare. E adesso io mi auguro, ecco, posso dire questo in franchezza: in questo momento il governo guidato da Giorgia Meloni ha sicuramente un'autorevolezza superiore rispetto al passato, un po' perché c'è una maggioranza ben solida, uno schieramento diciamo preciso di centrodestra, e anche, vi dico sinceramente, per demerito altrui, perché in Germania hanno dei bei problemini, iniziare da una crisi economica, primo,
crisi anche politica, perché chiaramente Scholz si è ritrovata una Germania non come quella che l'ha lasciata la Merkel, non è certo la Merkel, e quindi hanno dei grossi problemi. Anche Macron mi sembra che di problemini a casa ne abbia pure troppi, va bene, oltre che ormai non sarà più rieletto, perché dopo due mandati la legge francese prevede la non più rielezione, e sta facendo qualche cosa che non è che sia molto gradito, diciamo, dalla popolazione francese, anzi molto antipopolare, anche lì c'è crisi, e quindi diciamo questa doppia combinazione di un governo italiano nel pieno del consenso popolare con la defaillance, chiamiamola così, da parte degli altri paesi, fa sì che l'Italia ha un peso sicuramente superiore. Allora, se l'Italia riesce a sfruttare questo, sicuramente sui tavoli europei riesce a ottenere di più rispetto al passato. Io la penso in questi termini. Poi vi dico sinceramente, a me la Meloni mi è simpatica, la conosco da tanti anni, mi è simpatica anche se fa parte di un altro partito, ma sempre alleato nostro, c'è sicuramente un'affinità, e sono sicuro che lei zitta zitta riesce a farle le cose, quindi io sono abbastanza fiducioso che la Meloni nell'ambito europeo riesce ha trovato la via giusta per poter ottenere qualche cosa, cioè non andare più con questo cappello in mano, perché purtroppo noi siamo sempre andati col cappello in mano a chiedere, a elemosinare. L'Italia è un grande paese, è la seconda impresa manifatturiera dopo la Germania, e terzo contribuente dei 27 paesi, contribuente, cioè diamo più soldi di quelli che prendiamo, quindi abbiamo voce in capitolo. Dobbiamo essere coscienti di chiedere delle cose sostenibili, e questo sono sicuro che se detto nei giusti modi si possa ottenere. Ecco, cosa che in passato purtroppo non è sempre, anzi è avvenuto pochissime volte, io la penso così, magari bene, sbaglierò, ma lasciatemelo pensare e sognare. Ecco, Antonio, c'è un altro tema che pone un ascoltatore sulla base di un articolo che abbiamo letto stamani in rassegna stampa, ma ne parliamo tra poco, perché prima vorrei toccare con te un altro argomento. Stamattina abbiamo parlato della vicenda Verdini, delle parole di Matteo Salvini, che dice partirà, apre l'ANSA ancora in questo momento con le sue parole, ora basta, da oggi partono le querele e andranno in beneficenza i risarcimenti sulla vicenda, appunto, appalti Verdini. Un'altra storia che è deflagrata in questi giorni, e qui il merito in larga parte è da attribuire a due persone che ben conosciamo anche qui a Radio Libertà, Claudio Borghi e Alberto Bagnai, che hanno tirato fuori alcune prese di posizione di un magistrato contabile, il dottor Marcello Degni della Corte dei Conti, il quale si augurava che la finanziaria italiana andasse a finir male, perché così saremmo andati all'esercizio provvisorio di bilancio, e soprattutto questo avrebbe fatto fare una figura schifosa, fatto sbavare di rabbia la maggioranza di centrodestra. Ma questo personaggio, diciamo, non solo si augurava questo, da magistrato contabile è abbastanza discutibile, diciamo, è colui che dovrebbe sorvegliare sui conti pubblici, comunque è uno che ha simpatia per Toni Negri, è uno che diceva bisogna ricacciare questi di destra nelle fogne, è stato messo lì da Paolo Gentiloni si richiama pure al verbo di Borrelli, epoca manipolite, resistere. Allora, diverse questioni, a parte quella ideologica, poi ti lascio subito la parola. C'è una questione pratica, a cosa serve la Corte dei Conti, punto primo. C'è una questione, oggi il titolo alla Verità, se questo è un giudice molto particolare, perché quella contabile è una magistratura particolare, non a caso anche un suo organo di autotutela, larghissimamente composto da magistrati della Corte dei Conti, su 11 dell'organismo presso il quale poi dovrà essere giudicato probabilmente questo magistrato contabile, su 11 componenti dell'organo di autogoverno, 7 sono della Corte dei Conti medesima e 4 sono membri eletti dalla Camera e dal Senato, 2 e 2. E anche questo fa pensare, no? È come il CSM, alla fine in larga parte i giudici giudicano se stessi, anche i giudici contabili, e questo è un meccanismo che forse andrebbe rivisto, perché qualcuno si era proposto anche di rivedere la struttura della Corte dei Conti. Non parliamo dei giudici in generale, perché lì entriamo in un campo minato che neanche il Libano. Ma insomma,
un po' di domande si pongono. È funzionale che manteniamo un assetto della giustizia ordinaria, amministrativa e contabile di questo tipo, sostanzialmente incontrollabile? E terza domanda, prima, seconda, cosa serve la Corte dei Conti? Perché questo si impone veramente. Terzo, diciamo, ma che peso può avere effettivamente un magistrato come questo qui? Al di là, diciamo, dell'ovvia incompatibilità col suo ruolo, mi sembra evidente questo, no? Se uno vuol fare politica, certo, fa politica. Se uno vuol fare il magistrato della Corte, lui dice no, ma io mi appello all'articolo 21, libertà di espressione, e nel mio lavoro sono ineccepibile. Insomma, ti lascio la parola, ho messo troppa carne al fuoco come al solito, scusami Antonio. No, assolutamente ti ringrazio perché sei stato chiarissimo e introdotto in maniera magnifica l'argomento che ormai sta tenendo banco sui giornali, e nelle televisioni e nelle radio. Allora, anche qui devo fare una premessa. Quello che dirò, lo dirò indipendentemente dal colore politico. Cerco sempre di essere una persona equilibrata e nei giudizi indipendente, non di parte. Quindi se questo personaggio della Corte dei Conti, questo giudice della Corte dei Conti, fosse stato di orientamento centrodestra e avesse detto esattamente le stesse parole nei confronti di un governo di sinistra, io in questo momento direi esattamente le stesse cose. Perché? Perché va da sé che un membro, un giudice della Corte dei Conti, e come tutti i giudici, debbono essere assolutamente super partes, altrimenti ne viene meno la loro credibilità. Cioè un'istituzione, e la democrazia si regge sulle istituzioni indipendenti, deve assolutamente non avere nessun tipo di influenza politica. Cioè quello è bravo perché il colore è giallo, viola o rosa o arancione, quello è cattivo perché invece il colore è no, è uguale per tutti, il giudizio deve essere indipendente e nell'interesse supremo del paese, e il paese è composto da tutti, da qualsiasi colore politico il paese. Io posso nella mia intimità essere d'accordo o meno, però una cosa è certa, che chi ha responsabilità in questo tipo di istituzione deve stare lì per il bene del paese, e il paese è composto, ripeto, da quello di destra, da quello di sinistra, da quello di centro, da quello centro-sinistra, di centrodestra, è chiaro, è evidente. Quindi questo signore ha sbagliato, e guardate, badate bene, la stessa sinistra, cioè quella di cui lui nei vari tweet sui social reclama l'appartenenza, perché noi, no? Dice noi, no? Sempre dice noi, ecco, ha preso le distanze, ma giustamente ha preso le distanze, dice no, noi non vogliamo che questo qui sia un nostro diciamo rappresentante, perché quel tipo di funzione prevede la totale autonomia, altrimenti viene meno, cioè non sei credibile, perché vuol dire che tu prendi una scelta con un'influenza politica, mentre invece la scelta che fai deve essere tecnica, punto e basta. Stai verificando questo provvedimento, è giusto, ci sono stati tutti quanti i requisiti, sì o no, punto. No, perché siccome il comune o la regione oppure l'ente che io sto verificando, la persona lì di destra, gli do contro, se di sinistra è bravo, no, lì ti stai a fare gli interessi del paese, ma ci mancherebbe. Quindi la cosa minima dovrebbe essere la stessa sinistra, che per ora, vedi, stanno zitti, qualcuno giustamente ha criticato, dica in maniera chiara, dice guardate, noi non abbiamo nulla a che vedere, ha fatto malissimo, anzi se se ne va è pure meglio, e mi auguro che la persona, se questo signore se ne va, perché non è la persona idonea a ricoprire quella carica, vada una persona completamente indipendente che faccia il lavoro che deve fare così come è previsto, ecco, e soprattutto faccia l'interesse del paese. Questa parola sembra una parolaccia, no? Per qualcuno, interesse del paese, l'interesse non è né di destra né di sinistra, è interesse del paese, punto. Ecco, questo lo penso. Quindi i miei colleghi, amici, Borghi e Bagnani hanno fatto benissimo, infatti li ho pure ritwittati di corsa pure io, perché hanno giustamente messo in evidenza questa cosa. Cioè in un altro paese, in Francia e in Germania, per non parlare in altri paesi, magari in Inghilterra, ecco, ma sarebbe successo il finimondo, sarebbe successo, ma ben se ne guarderebbe un magistrato di dichiarare
anche con un sospiro l'orientamento politico. Poi lui può avere tutti gli orientamenti politici che vuole, ma vista la funzione non li può esplicitare in questa maniera. Certo, Antonio, per concludere, anzi per proseguire questo ragionamento, allora questo giudice Marcello Degni, che elogiava il comunismo, aveva come idolo Toni Negri, dice: comprate il Manifesto, che è il più bel giornale del mondo, che io leggo dal numero 1 del 28 aprile 1971. Le scuole occupate, ottimo. Costruire una rete permanente e via dicendo. Diciamo che uno di sinistra, sinistra, sinistra. No? E si dichiara come tale. Ecco, se non lo scovavano Borghi e Bagnai, mi viene da dire, ma quanta gente simile esiste nelle istituzioni che dovrebbero essere super partes? Oppure questo qui è un caso di uno che ha talmente strafatto, però non mi pare, perché non è uno di primo pelo, no? C'ha 67 anni, non credo che abbia preso servizio alla Corte dei Conti l'altro ieri. Quanti ce ne sono così che magari diventa un problema? Perché uno dice, vabbè, questa è una specie di macchietta della sinistra estrema, no? Però fa il giudice della Corte dei Conti, è quello che dicevi tu prima, questo è importante, no? Quindi non è che sia un passante. Ecco, quanta gente così c'è nelle istituzioni, secondo te, che poi alla fine magari, cioè, alla fine poi intralcia veramente il corretto andamento della funzione pubblica, anche di controllo, come deve essere quella del giudice? No, allora, di quello che ho detto io, poi c'è un corollario, come si dice in genere nel termine tecnico, c'è un corollario. Può venire anche il dubbio, perché è più che legittimo, che questo signore, per poter diciamo occupare questo posto, è perché è dovuto passare dalla segreteria dei partiti, giusto? Perché altrimenti non ci sarebbe andato. E questo non sta bene. Cioè, questa persona si deve anche rendere conto che esplicitando in maniera così sfacciata, a gamba tesa, il suo orientamento politico, può tranquillamente far balenare nella mente degli italiani che questo posto lui l'ha avuto non per bravura e per, diciamo, meriti professionali, va bene, ma, ripeto, magari questo è bravissimo e ci mancherebbe, no, però può dare adito al fatto che sta lì proprio perché è una persona di apparato di partito. E non credo che sia una cosa piacevole, come dire, guarda, tu stai lì perché ti ci ha messo la segreteria, se no non saresti là. Quindi, fra l'altro, è anche negativo nei propri confronti, no? Come dire, ci guarda, che io debbo poi dare conto del fatto che mi hanno messo, ecco, chi l'ha messo? Gentiloni, no? È stato, l'ha nominato Gentiloni, sì. Perché se non fossi stato nell'entourage di Gentiloni, sei certo che lì non ci sarei andato. Allora vuol dire che tu stai lì non per meriti tuoi, ma esclusivamente per motivi politici, il che non va bene. Io questo però ci riporta anche al discorso che facevamo prima. Poi però abbiamo, mi segnala Alessandro Pirola dalla regia, una telefonata e un audio su WhatsApp e anche una serie di messaggi al 346-6427-756 via WhatsApp, per intervenire in diretta invece 0292947222. Introduco però l'altro argomento, no? Sulla base di quello che stavi dicendo tu adesso, Antonio, vale a dire, questo dovrebbe porre il problema di come vengono selezionate i componenti di questi organismi teoricamente importanti, sulla cui utilità pratica ci sono tanti punti di domanda. Dicevo prima, cosa fa la Corte dei Conti in pratica? Ad ogni modo, bisognerebbe pensare di rivedere i meccanismi con cui si accede e anche i meccanismi con cui si controllano, perché non è pensabile che un organismo di controllo, di autogoverno, sia totalmente autoreferenziale, cioè composto di gente che fa parte della stessa categoria. Questo non ha senso per nessun tipo, e questo non ha niente a che fare con l'indipendenza, diciamo, no? E con la, anzi, sono due questioni, la nomina e il controllo, che garantiscono l'indipendenza. Se sono messe così, non garantiscono niente. Ma è la forza dell'istituzione, la sua indipendenza. Al momento in cui non è indipendente, ne perde di autorevolezza, di credibilità, no? Ma è chiaro, ma è evidente. Allora, abbiamo una telefonata e poi sentiamo anche l'audiomessaggio. Pronto? Sì, pronto, buongiorno e bentornati, ben felice di risentirvi nell'anno nuovo. Sono Massimiliano. Ascolta, ma se uno viene messo lì dal partito, ditemi voi come farà ad essere imparziale. Io alla giustizia non ci credo, perché un giudice che ha una preferenza politica, come si fa a fargli giudicare da solo un evento? È logico che se uno è di sinistra e deve giudicare uno di destra sarà prevenuto, ma se no ci scherziamo addosso se non crediamo a queste cose. E allora
bisogna riformare un po' la giustizia. Le sentenze dovrebbero essere date da una giuria fatta da almeno 2 o 3 persone, non da un giudice. Un giudice non sarà mai imparziale, è nella natura umana, non sarà mai imparziale, anche più serio non lo potrà mai essere. Allora, grazie Massimiliano, abbiamo anche l'audio messaggio, o meglio il messaggio audio WhatsApp, pronto? Pronto, pronto, lo sentiamo, poi la deformazione professionale, sentiamo il messaggio. Buongiorno a tutti, Alessandro Firenze. All'europarlamentare vorrei fare 2 domande, essendo io un ambulante. Allora, la prima, vorrei sapere perché solo l'Italia deve applicare la Bolkestein agli ambulanti, quando in nessun paese dell'Unione Europea è stata applicata. Perché noi con la Bolkestein non c'entriamo niente, non siamo un servizio, non operiamo su concessioni, su risorse naturali limitate, eccetera eccetera. Poi un'altra cosa, perché noi non si può adottare il sistema alla francese? Il sistema alla francese dice che ogni 10 anni la concessione viene rivolata solo a patto che i concessionari siano in regola con i due, cioè con il documento di contribuzione di con le tasse. Ecco, la ringrazio, buongiorno. Allora, Antonio. Ho detto perché nel 2006-2007, quando c'è stata la discussione a Bolkestein, noi non abbiamo alzato il ditino, l'altro hanno alzato e hanno fatto tutte le eccezioni, tanto facile. E poi dicevo, bisogna starci a Bruxelles, bisogna far valere le proprie ragioni, bisogna fare le eccezioni. Noi diciamo di sì, se però mettete fuori questo o quest'altro, viene applicato in questa maniera, se no non firmiamo. Noi invece prendiamo tutto a scatola chiusa, come la nota pubblicità di una volta di una marca di pomodori, e poi ci ritroviamo con la frittata, tanto per rimanere settore diciamo gastronomico, e questo è quello che avviene. Ma guardate che non è adesso, perché riguarda una platea immensa di ambulanti, balneari, eccetera, ma guardate che moltissima regolamentazione che proviene dall'Unione Europea soffre di questo, cioè noi ci accorgiamo di questo tipo di imposizione nel momento in cui poi c'è l'applicabilità e ci ricordano, ah, guarda che devi fare così. Dice, ma come? Ma tu dove stavi quando l'abbiamo messo in piedi? C'eri pure questo, perché non l'hai detto? Gli altri paesi l'hanno detto, l'hanno fatto le eccezioni, quindi la colpa è nostra. Adesso bisogna riparare degli errori fatti nel passato, e mi auguro, confido che questo governo, che per i motivi che ho detto prima ha sicuramente un'autorevolezza superiore, non solo per ragioni interne ma anche per ragioni esterne, cioè la non autorevolezza degli altri paesi in questo momento, come in una sorta di casistica astrale, no? Sai, quando si muovono gli allineamenti dei pianeti, ci ritroviamo sia una Germania che una Francia molto deboli rispetto al passato, mentre l'Italia è un po' più forte, e questa situazione può sicuramente portare a dei risultati. Quindi io confido moltissimo in questa cosa qui. Vedremo poi chiaramente il prossimo anno, siamo ormai nel 2024, il prossimo giugno, il 9 di giugno di quest'anno ci saranno le elezioni europee, che guardate è importantissimo, non sottovalutiamo, non voglio sentire, ma intanto non cambia niente se non vai a votare, perché vedete, vi ricordo che la signora Ursula von der Leyen è stata nominata Presidente della Commissione Europea per 9 voti, vuol dire metà del Parlamento praticamente, aveva votato no. Ecco, vogliamo dare una spallata, vogliamo ammetterci una persona che sia una persona che tenga conto della realtà delle cose, non che vada dietro a dei progetti impossibili e non guardi effettivamente quello che serve all'economia dei paesi europei e tenga conto anche delle differenze. Allora andiamo a votare e andiamo la fiducia a dei partiti che ti danno garanzie superiori rispetto a quelle che hanno fatto nel passato. Questo dobbiamo fare, la democrazia funziona così. Non voglio sentire, ma tanto non cambia niente. E no, poi non ti devi lamentare, non sei andato a votare. E l'unica cosa che noi possiamo fare, ci è rimasta solo questa, di andare a votare e andare a votare i partiti. Guardate, non sto facendo un discorso di un partito per un altro. Partiti che diano la garanzia di portare a casa un risultato e non andare lì col cappello in mano a dire sempre di sì, oppure stare dietro a progetti
pindarici, dove alla fine, e l'abbiamo visto su 1000 tavoli, che cosa ha fatto l'Unione Europea, senza tener conto delle effettive esigenze dell'economia e dei problemi effettivamente delle persone, dei cittadini, di fare un qualche cosa che sia producente, mentre invece siamo andati veramente a rincorrere delle chimere. Quindi diamo il voto a delle persone realistiche che innanzitutto ci vadano veramente a Bruxelles, perché non voglio vedere gente che non ci va proprio personalmente, e ancora molta gente non ci va. Ecco, ci deve andare e deve stare lì e a fare gli interessi del paese, e soprattutto contribuiamo insieme agli altri paesi, perché il vento sta cambiando, di eleggere, poi avere una maggioranza che dia la via definitivo a una commissione che sia diversa rispetto a quelle che abbiamo visto negli ultimi anni. Siamo andati sempre peggio con le commissioni. Guardate, la commissione, diciamo, per capire bene, un po' come se fosse il governo, i commissari come se fossero dei ministri, la presidente della commissione come se fosse la presidente del consiglio. Ecco, questo è quello che, per capire, quindi è importantissimo. Il Parlamento gli deve dare la fiducia. 9 voti, è passato il 9 voti, badate bene, attenzione, questa è storia, non lo sto dicendo per altre motivazioni. 9 voti gli era dato il Movimento 5 Stelle, gli era dati. Prima allora, paghiamo, rompiamo, apriamo come le sardine, c'è, e poi gli hanno dato i 9 voti, gli hanno dato. Allora, abbiamo 2 telefonate, le sentiamo in successione. Pronto? Eccomi. Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Buongiorno. Un abbraccio caro ad Antonio. È ovvio che sarà da andare a votare soprattutto per l'unico movimento che si batte veramente per la nostra situazione, che è la Lega, ed è attaccata in continuo da quando è nata, è attaccata addirittura la storia dei famosi 60 milioni che adesso siamo costretti a versare a botte di 600 mila euro all'anno per 80 anni, è una cosa assurda. Il discorso è che purtroppo come alleati c'è il caro Antonio Tajani, Forza Italia, che vorrebbero ancora la von der Leyen. C'è troppo, diciamo, una situazione di arrendevolezza nei confronti della politica estera, che non fa certo i nostri interessi, che è quella della NATO, nella quale c'è anche la Turchia. Sono tutte cose da derimere quelle. E l'alternativa for Deutschland, anche la dicono estrema destra, questo con l'altro, non è assolutamente così, perché nei suoi programmi, tra l'altro, c'è il recupero dei rapporti con la Russia, che è fondamentale. Altro che il piano Mattei, era la Russia era al primo posto. E noi siamo distrutti sotto profilo economico delle piccole, piccolissime imprese, grazie anche a un'importazione ormai di gas, bene, eccetera, da oltreoceano, che ci costa un patrimonio. Gianni, ti ringrazio anche per il riferimento alla AfD, perché era ciò di cui parlava anche un altro ascoltatore via messaggio, e in riferimento all'articolo che abbiamo citato stamani su Italia Oggi di Roberto Giardina, che peraltro abbiamo il piacere di ospitare molto spesso anche qui a Radio Libertà, perché racconta la Germania in maniera sempre molto interessante. No, poi ne parleremo anche con Antonio. Intanto però sentiamo la seconda telefonata e poi lasciamo la parola ad Antonio Maria Rinaldi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Marco. Io ho delle considerazioni da fare e anche una domanda da fare al nostro europarlamentare. La prima domanda è questa: visto che per motivi professionali a me capita di dover viaggiare, recentemente sono partito per la Polonia. Onestamente io pensavo che la Polonia fosse arretrata rispetto a un'idea che mi ero fatto di quel paese. Bene, io invece ovunque vada, che sia Francia, Germania, Belgio, Polonia o altro, vedo che ci sono dei paesi che stanno recuperando grazie alla classe politica che hanno, no? In questo caso Duda, una forza di destra, ma una forza vicina al popolo, molto considerata dalla popolazione locale, e tu vedi, vai da Varsavia a Cracovia e vedi per esempio le opere pubbliche non inutili, i servizi essenziali non inutili, come invece succede da noi nei piccoli comuni, per esempio, o anche nei grandi comuni, in cui vedi che non si muove praticamente nulla, ecco, vedi che gli altri paesi stanno recuperando il loro gap,
fanno delle politiche anche intelligenti, perché ci sono molti paesi, per esempio, che mantengono una doppia moneta e quindi vedi che l'inflazione è ridotta al minimo, vi è un controllo sulla politica dei prezzi, cosa che da noi non accade. E vengo all'altro tema che io mi pongo rispetto anche a questa premessa. Cioè, chi vigila sulle opere del PNRR? Perché io qui sentivo prima anche qualcuno che si lamentava della nostra giustizia, ma qui il problema, come è saltato fuori anche recentemente, come lei saprà benissimo, vedi con il caso Verdini, è la corruzione della nostra classe politica. Cioè, noi rischiamo di prendere a strotto 120-130 miliardi di euro che dovremmo restituire nel corso delle prossime 10-20 finanziarie, va bene, strangolandoci con una marea di tasse, e di trovarci con un paese arretrato come adesso e ancor più con opere in dove mangiano le cricche. Esattamente, grazie mille. Bene, allora Antonio, temi interessanti. Allora, diciamo, Il nostro amico ha citato giustamente la Polonia, però vorrei ricordare che innanzitutto la Polonia è uno dei 27 membri dell'Unione Europea che si avvale dell'articolo 139-140 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che prevede la possibilità di mantenere la propria moneta. Infatti gli articoli che ho citato, 139-140, prevedono che all'interno dell'Unione Europea ci siano paesi con deroga e paesi senza deroga. L'Italia è un paese senza deroga, perché abbiamo l'euro, loro sono con la deroga di poter utilizzare la loro moneta. Questo ha significato sicuramente un enorme vantaggio, perché sappiamo che la Polonia, insieme anche ad altri paesi dell'ex, diciamo, influenza sovietica, no? Continuano a mantenere la loro valuta. E principalmente perché fa comodo alla Germania, perché hanno trasferito moltissime delle loro produzioni a dei costi notevolmente più bassi, a iniziare quello del lavoro. Pensate che lo zloty, che è la moneta polacca, ha avuto diciamo negli ultimi anni una svalutazione nei confronti dell'euro, che gli ha permesso quella competitività che invece agli altri paesi che sono senza deroga, per i quali l'Italia, quindi hanno l'euro, non potevano avere perché è cambio fisso. E poi c'è anche un altro aspetto importantissimo, che la Polonia appartiene a quei paesi che invece sono prenditori netti. Noi siamo il contrario, cioè noi siamo versatori, quindi noi siamo contributori netti, diamo più soldi di quelli che prendiamo, loro invece prendono più soldi di quelli che danno, e questo sia chiaro. Anzi, c'è una famosa detto che in Polonia c'è un'autostrada che si chiama Autostrada Italia, perché praticamente questi sono riusciti a utilizzare dei fondi che noi non siamo riusciti a utilizzare. Loro sicuramente hanno una parte amministrativa meno diciamo opprimente di quella italiana. Noi abbiamo avuto un codice degli appalti veramente bizantino, che è stato modificato, ma ci ha creato enormi problemi. E ripeto, all'interno dell'Unione Europea, del mercato unico, ci sono delle regolamentazioni diverse nella fattispecie. Ho citato proprio quella del codice degli appalti, che permetteva ad altri di avere più snellezza rispetto ad altri paesi, e questo ha creato sicuramente visivamente, giustamente, quello che ha visto il nostro amico. Poi c'è anche da fare una considerazione: la Polonia veniva da 50 anni di comunismo reale, quindi ha avuto una ripresa che in genere si ha quando c'è il post guerra, no? Pure l'Italia dopo la seconda guerra mondiale ha avuto una ripresa, miracolo economico. Lì praticamente non era stato fatto nulla, quindi praticamente c'è stata un'espansione incredibile, cosa che per fortuna da noi non c'era, perché l'avevamo fatta prima, però diciamo si vede meno. Bisogna anche tener conto di questo. Ecco, per quanto riguarda invece, Antonio, la questione di AfD, a questo punto la introduco, Alternative für Deutschland. Noi abbiamo letto stamattina un articolo, appunto, molto interessante di Roberto Giardina da Berlino, che dà conto di come in Sassonia, nel 24, Alternative für Deutschland potrebbe conquistare questa regione, la Sassonia, che fa parte della scomparsa Germania dell'Est, a proposito di comunismo, la Germania comunista. Secondo l'ultimo sondaggio di settembre, Alternative für Deutschland sarebbe al 37%,
hai capito bene, 37%, con il Partito Cristiano Democratico al 33% e il Partito Socialdemocratico del cancelliere Scholz al 3%. Ora, il nostro ascoltatore si domandava perché Roberto Giardino definisca preoccupante questo sondaggio. Lo definiscono preoccupante le autorità tedesche, i partiti tradizionali tedeschi, no? Il sì. dato mi ha impressionato, devo dire, perché 37% è anche in una... Sappiamo che per paradosso della storia le regioni dell'est della Germania, quelle comuniste, hanno sempre avuto molte simpatie per partiti di destra. In passato erano partiti apertamente nazisti. Alternative für Deutschland non lo è, comunque rappresenta appunto un'alternativa totale rispetto al vecchio blocco dei partiti, alla coalizione semaforo attuale soprattutto, no? Ma ti ha colpito questo numero, 37%? Ma guarda, non lo so se poi sarà 34 o 38, non lo so, perché i sondaggi sappiamo la loro valenza. Una cosa è certa, io posso parlare per esperienza personale, io faccio parte del gruppo Identità e Democrazia, dove all'interno del gruppo ci sono anche c'è anche la componente di Alternative für Deutschland, AfD, tedeschi, e vi dico sinceramente che sono delle persone squisite, cioè sono persone estremamente preparate, ci sono professori universitari, sono persone di primissimo ordine che si guardano i fascicoli dall'A alla Z e dalla Z alla A. Oltre al fatto di essere tedeschi e pignoli, questi sono anche persone estremamente preparate, quindi vado perfettamente d'accordo con loro, perché sono persone di livello e sono lì per fare gli interessi del paese, come tutti quanti i rappresentanti dovrebbero fare, cioè lì vanno a fare gli interessi del loro paese. È chiaro che dico, ma quelli sono no, loro sono lì per portare a casa il risultato. Ma perché voi pensate che i francesi non stanno lì per portare a casa il risultato? Solo noi pensiamo, ecco, di andare a fare. Chi è che disse? Montanelli, il grande Montanelli, cosa disse quando fu fatta l'Unione Europea? Ecco, dice, i tedeschi, i francesi andranno in Europa da francesi e da tedeschi, gli italiani andranno da europei. No, lì bisogna andare per portare a casa il risultato, come fanno gli altri. E guardate che io vedo gli spagnoli, i portoghesi, ma sono eccezionali come riescono a... stanno lì, non mollano l'osso, proprio prendono il polpaccio della questione e non mollano finché non portano a casa, per sfinimento ti prendo. Noi siamo lì, capito? Così. No, dobbiamo fare esattamente anche noi le stesse identiche cose, anzi ancora di più, perché abbiamo noi più da perdere di loro. L'Italia è una grandissima nazione, accidenti, e dobbiamo andare lì per veramente portare a casa un risultato, cosa che invece purtroppo siamo andati lì con uno spirito diverso. Forse abbiamo che, cioè, sto dicendo idealmente, io no, io l'ho capito da sempre, però noi italiani in generale siamo andati lì con uno spirito diverso. Ecco, no, lì bisogna andare per portare a casa il risultato, nel migliore dei modi possibili, esattamente come fanno gli altri. Ecco, se tu dici una cosa così in Italia, ecco, sei nazionalista, ma se io faccio come il tedesco, sono nazionalista, lui lo può fare, io no. Questo è il problema, capisci? Certo, allora Antonio, siamo praticamente al termine della nostra conversazione, anche l'ANSA in questo momento continua ad aprire con le parole di Salvini, da oggi partono le querele sul caso Verdini, l'abbiamo detto prima, devolveremo in beneficenza i risarcimenti. Ecco, volevo chiederti un'altra cosa prima di salutarci e di concludere. Abbiamo parlato durante queste nostre conversazioni anche del nuovo patto di stabilità, del MES, eccetera. C'è qualcosa da aggiungere secondo te su questi due capitoli, proprio a livello di cronaca, allora, di aggiornamento di cronaca rispetto alle questioni sostanziali? Ci sono da attendersi novità? Sì, perché si è dato già per concluso il testo del patto di stabilità, ma in effetti, in realtà, è la versione del Consiglio. Adesso, nei prossimi giorni, io sarò su il lunedì 8 per riapre, io chiaramente sto lì perché non me ne perdo una, e sto aspettando la calendarizzazione del famoso trilogo, cioè ci dovremo rivedere membri del Consiglio, membri della Commissione e membri del Parlamento per poter giungere a un testo condiviso sulla revisione del patto di stabilità. Quindi adesso sappiamo la versione del Parlamento, la versione del Consiglio e la versione della Commissione. Bisogna giungere a uno stesso identico testo. Siccome io sono
nella Commissione ECON, Economia e Affari Monetari, uno dei sei relatori ombra che abbiamo esaminato questo testo, farò parte del trilogo anche io, quindi faremo serate, nottate, ma lo faccio molto volentieri. Anche lì sono una goccia nel mare, per carità, però state sicuri che lì batto per poter migliorare un testo che, a dire la verità, non è che mi sembra molto esaltante, ecco, anche perché non si rendono conto che se non fanno un testo realistico poi non è applicato. Cioè, tu non puoi fare una regolamentazione che poi nella pratica non viene applicato perché è assurdo, come il precedente. Ah, tanto voleva tenere il precedente che non era poi di fatto applicato. Questo è quello che ho sempre sostenuto, ma che adesso iniziano praticamente a dire tutti quanti. Quindi il fascicolo non è ancora chiuso, deve essere il trilogo che si mette d'accordo su un testo condiviso. In queste prossime settimane ne vedremo delle belle, ma intanto ci sentiamo e vi terrò chiaramente informati su quello che succede. Grazie mille a Antonio Maria Rinaldi, come tutti i giovedì io ti ringrazio per questa conversazione che ritengo veramente utile, no? Lo dico proprio spassionatamente, in maniera chiara e netta, perché è anche difficile ormai trovare occasioni di discorso che non siano la battuta, il dialogo, il litigio, prendo, me ne vado, mi dica la cosa in due minuti, lei parli ne ha 30 secondi, cioè alla fine la baraonda ormai impera, no? Quindi un attimo di riflessione un pochino più approfondita per me è utilissimo, lo dico da conduttore, da ascoltatore e da cittadino. Il merito è tuo. È meglio tu avere la possibilità di parlare, perché come purtroppo sappiamo tutti quanti, quando vai in radio o televisioni non ti fanno parlare, ti tolgono da intervento, come non ti fanno chiudere un ragionamento, questo è il problema, quindi è uno stress continuo, ecco. No, anche perché poi diventano tutti slogan e uno non capisce più niente. Intanto io ringrazio invece per l'esatto motivo contrario Antonio Maria Rinaldi e anche coloro che ci hanno seguito e sono intervenuti perché hanno posto questioni interessanti. Grazie, buona prosecuzione di ascolto, buona giornata Antonio. Anche a voi, ripetiamo solo buon anno e basta, non diciamo altro, bene. Speriamo che sia buono. E non facciamo domande che implichino bugie come risposta. Quella è stupenda. Allora, ci salutiamo qui. Avete ascoltato Filo Diretto.